Buongiorno piccoli vichinghi, oggi altro giorno, altra meta. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi trovo alla miniera del sale, un'attrazione turistica bellissima che si trova sempre qui nella nostra Cracovia. Nella nostra, perché da quando ci sto io è diventata mia. Oggi ha fatto i biglietti e adesso entriamo. Vi porterò all'interno di questa miniera spettacolare, ho già visto le foto online e sono veramente meravigliose. Prima di iniziare mi raccomando, spolliciate come i vichinghi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ok ragazzi, questo è l'ingresso, adesso entriamo. Non appena arriverà la mia guida toglieranno questa fascia, così potrò entrare e godermi la miniera. Questo paesaggio sembra un quadro, ma guardate che bello ragazzi, guardate che riprese spettacolari, ma soltanto il re dei vichinghi vi porta in questi paesaggi splendidi. A me piacciono troppo questi paesaggi autunnali e guardate che colori. Purtroppo sta tramontando, quindi fra un po' non vedremo più nulla, ma guardate che bello questo capannone di legno. Aspetta, ci voglio fare una foto per Instagram. Anzi, fatemela voi una foto. Mi metto qui in posa, guardate quanto è bello. Aspetta, cheese. Che pace, che tranquillità, ma soprattutto che aria fresca. Inspirare, espirare. Un po' di quest'aria fresca e vivrò 100 anni. Chiaramente sapevano che stavo per arrivare io e mi hanno fatto trovare la passerella dei vichinghi. Guardate, colore verde, anziché il red carpet, il green carpet. Le bellissime foglioline autunnali, un classico di questo periodo. Guardate quanto sono belle, ma guardate il rumore. Che meraviglia. Tutta la gente in questo momento mi sta guardando perché sembro un piccione che sta camminando sulle foglie. Più che un piccione, uno scoiattolo. Una guida italiana, ma c'è l'audio guida, questa qui. Praticamente devo mettere le cuffie, sintonizzare la sequenza giusta e poi partire per il tour. Sono giallo qua, è una miniera. Dobbiamo fare 378 gradini a piedi. Me l'ha appena detto la guida. Guardate, cominciamo a scendere. Scusate se le riprese sono un po' scure, però non ci posso fare niente. Siamo a meno 58 metri. Questi gradini sono un po' scomodi, sono molto piccoli. È una vera e propria miniera. Ok, ma quanti sono questi gradini? Non sento più la guida. Ma dov'è? Ehi, rispondete! Mayday, mayday! Mi sono perso nella miniera. Non mi lasciate qui, italiani! Ma quanti sono? Mi sta venendo la nausea a forza di scendere. Oh, c'è un telefono! Pronto? Sì, mi sono perso. Ehi, rispondete! Sono dovuto scappare, altrimenti mi riproverano. Ma qui c'è un vento assurdo. Mi scombinerà i capelli se solo ce li avessi. No, vabbè. Guardate qua. Pazzesco. Questi tronchi che vedete qui sono praticamente originali del 1600. Perché sceglievano dei tronchi così robusti? Perché questi qui, anche se assorbono il sale, non si spezzano, anzi si fossilizzano. Abbiamo avuto 25 forze principali in diverse zone della nostra città. Perché quando si esauriva sale in una zona, si scendeva da un altro pozzo. Ragazzi, guardate, tutte le mura sono piene di sale, questo è tutto sale. Ho appena scoperto che una volta qui, in questi cunicoli, c'era il mare, che nel corso del tempo è evaporato e tutta la parte salina è rimasta attaccata sui muri. Con il loro aiuto era determinata a trovare il sale in Polonia. Senza pensarci due volte, il re Bela diede a Kinga un'intera miniera. In viaggio verso Cracovia, la principessa si fermò a visitarla. Non appena arrivò nel nuovo paese, ordinò ai suoi minatori di cominciare a cercare il sale. Ma è incredibile! Queste sculture fatte completamente di sale sembrano dei normali mattoni che abbiamo a casa, in realtà sono fatti di sale. Finalmente del sale puro. Questo qui infatti è del sale impuro, quello invece è quello più pulito. Quello che avete appena visto è una rappresentazione finta di quello che succedeva una volta. Questi minatori avevano il compito, con delle torce accese, di verificare se all'interno dei cunicoli ci fosse del gas. In ogni caso entravano praticamente con delle tute bagnate per evitare di prendere fuoco, ovviamente. Era un lavoro pericolosissimo che ti faceva rischiare veramente la vita. Dovete sapere che il sale, se viene illuminato, diventa così, perché in realtà è una specie di cristallo. Infatti, guardate, così praticamente è brutto da vedere, ma se viene illuminato diventa così. Guardate col cellulare,
Eccolo qui, questo qui è il sale più puro in assoluto. Infatti lo sto illuminando col flash del mio cellulare. È salato, sto assaggiando la galleria. No vabbè ragazzi, ma tutto questo è meraviglioso. Questo posto è magnifico. Guardate il sale che c'è lì sul tetto. Quello è il sale che veniva raccolto. Dovete sapere che il sale aveva un valore veramente assurdo ai tempi. Vi rendete conto che questa statua è fatta completamente di sale? Quello lì era il re polacco che fece delle leggi appositamente per le persone che lavoravano qui. Ragazzi, alla fine ho scelto di lavorare in miniera. Stanco, è una faticaccia, andiamo. Non so se si vede bene, ma ci sono gli gnometti di sale. Ce n'è uno lì e poi ce n'è un altro lì in cima. Praticamente sono finito a lavorare in miniera con i sette nani. E questa qui è la parte più bella e più illuminata della miniera. È tutto fatto di sale, compresi i lampadari. Ma la cosa più bella è lo stemma degli Avengers. Anche gli Avengers sono stati qui. No, non è vero, scherzavo, non so cosa vuol dire quella cosa. Guardate che meraviglia questi lampadari fatti con i cristalli di sale. Alle mie spalle abbiamo la rappresentazione di sale dell'ultima cena. Immagino che sia stata molto salata. Praticamente noi siamo scesi da quelle scale, è super immensa. Dovete sapere che il sale una volta aveva un valore incredibile, infatti molte persone vivevano proprio di questo. Toglievano il sale dalla roccia, lo vendevano, lo barattavano e così si andava avanti con l'economia. Se mi trovate un po' giallo non è perché sono abbronzato, semplicemente la luce di questi lampadari, come potete vedere, è gialla. Allora ragazzi, considerate che in questa chiesa sotterranea ci fanno anche i matrimoni e come diceva la guida, i matrimoni sotto sale durano di più perché si conservano meglio. E non poteva mancare la nostra ripresa dall'alto. Ah, finalmente riesco a contare i lampadari, sono 5. Ragazzi, non potete capire, sono stanchissimo. Sto camminando a piedi praticamente da stamattina. C'è un drago, chiaramente finto, che serve per il percorso dei ragazzi che vengono qui con le scuole. Li vogliono fare spaventare? Ragazzi, ma vi rendete conto che queste impalcature sono state fatte nel 1700 e ancora reggono benissimo? Qui vendono addirittura le buste di sale. E c'è anche il sale da macinare. Piccoli vichinghi, alla fine ho comprato questo sacchettino di sale, guardate. Cioè, è proprio sale. Guardate qua, lo assaggiamo subito. È molto buono. Ed è costato veramente pochissimo. In realtà un pacchetto di sale è circa 3 euro. Mi sa che il conto è stato veramente salato. Sono arrivato a 100 metri di profondità. E qui, alle mie spalle, guardate, eccolo. Aspettate, ve lo faccio vedere meglio. Questo è lo spirito buono della miniera. Si crede che i minatori correvano tanti pericoli e si affidavano a lui, che praticamente, come dice la leggenda, appariva a tutte le persone che lavoravano, molte volte salvandole. Infatti veniva chiamato proprio lui. Quando le persone che lavoravano lo vedevano, dicevano: ho visto lui, mi ha salvato. C'è anche un piccolo particolare molto curioso. In questa galleria è venuto Tolkien, che era lo scrittore del Signore degli Anelli, che non si sia ispirato proprio a lui per fare Gandalf. Il nostro tour sotterraneo sta per finire, perché ce l'ha detto la guida. Mamma mia, che stanza illuminatissima. Ragazzi, vi rendete conto che questo è un teatro scavato sotto il sale? Qui siamo almeno a 120 metri di profondità. Ok ragazzi, quella è la fila per l'ascensore che mi porterà sulla superficie. E per fortuna c'è l'ascensore, altrimenti come facevo a risalire? Ho camminato talmente tanto che mi mancano i sali minerali. Sali minerali! Stiamo salendo in ascensore e siamo 10 persone praticamente schiacciate l'una con l'altra. Oddio! Mi stanno volando i capelli. Come al solito vi porto in dei posti bellissimi che non avevo mai pensato di visitare nella mia vita. Seguitemi su Instagram per non perdere le bellissime foto che ho scattato qui. Sono entrato con la luce del sole e sono uscito con la luce della luna. Infatti, guardate, c'è il neon dietro che mi illumina. Mi metto da questa parte così non fa controluce. Piccoli vichinghi, se l'avventura di oggi vi è piaciuta mi raccomando di spolliciare. Fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate e se siete mai stati in un posto del genere. Io mi sono divertito abbastanza, ma mi sono anche stancato un pochino. Infatti adesso vado a riposare. Adesso è sera e c'è molto freddo. Per questo video di oggi è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!